Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della settima settimana del tempo ordinario. La liturgia della parola di oggi ci invita a porre attenzione se ciò che ci interessa maggiormente, è il cielo o la terra. Perché la prima lettura tratta dalla lettera di San Giacomo Apostolo, siamo al capitolo 5, i primi 6 versetti, si parla ancora un po' della ricchezza e si attacca un pochettino perché dice: le vostre ricchezze sono marce e i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piacere e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Certe volte la ricchezza è frutto anche della schiavitù, aver anche utilizzato le persone senza averle considerate come tali, ma averle schiavizzate con un duro lavoro, senza versamento di contributi, senza anche una dignità vera dell'individuo. E quella ricchezza è un accumulo di ingiustizia, perché la ricchezza dà sicurezza, la ricchezza dà tranquillità e dà uno stile che non si vuole abbandonare, ma uno stile terreno. Allora, ecco perché il brano del Vangelo, tratto dal capitolo 9 di Marco, dal versetto 41 al versetto 50, ci porta a riflettere come. Vuoi entrare nella Geenna o nel regno di Dio? Vuoi andare a finire nel fuoco inestinguibile o nella Gerusalemme del cielo? Addirittura sii pure coraggioso, la tua mano, il tuo occhio, il tuo piede, se sono di scandalo, taglialo, cioè nel senso il tuo modo di fare, il tuo modo di vedere, il tuo modo di camminare, quindi di dirigerti verso situazioni, cose, persone, motivo di scandalo, non lo fare più. Tronca, non c'è necessità, certe cose che inquinano, bisogna tagliarle alla radice perché ti portano alla Geenna, ti portano alla tristezza, ti portano all'abbattimento, alla disperazione, alla rabbia, al nervosismo, bisogna tagliarle, ma guardare oltre. Ci sono dei giorni davanti che possiamo viverli in maniera diversa. Il male spesse volte non si riesce a fermare, ma non può vincere e non possiamo permettere al male di vincere sulla nostra vita, nemmeno di inquinare le nostre situazioni, i nostri ambienti, le nostre famiglie e via di seguito. Allora ecco perché ci viene in aiuto il versetto al Vangelo: accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio. Spesse volte ascoltiamo di più gli uomini quando ci parlano, quelle parole di prospettiva futura, di promesse che forse non sono mantenute. Il Signore invece dà certezza per il nostro cammino, sono le sue parole da dover accogliere in primo luogo. Quelle degli uomini sono secondarie, ma certe volte facciamo il contrario: quelle degli uomini governano la nostra vita, mentre quelle del Signore invece sono acqua asciutta in pratica, sono banalità certe volte, ma non deve essere così. Bene, puntiamo al cielo o puntiamo alla terra? Bene, un augurio di una buona giornata a tutti quanti voi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.